One Podcast. Sono arrivate le vacanze, quindi vi faccio riascoltare alcune puntate del podcast. Questa settimana è dedicata a film sullo sport. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi parliamo di un film ispirato a un fatto realmente accaduto, quello della disastrosa spedizione del maggio 1996 che portò alla morte di 8 scalatori sorpresi da una valanga nel tentativo di scalare il Monte Everest. Questo film è ispirato alle rivelazioni racchiuse in un libro scritto da uno dei sopravvissuti a questa terribile esperienza. La pellicola si intitola Everest. Al di fuori dell'epilogo di questa vicenda abbastanza nota, anche se il finale riserverà qualche sorpresa, la storia è utile per investigare e addentrarci nel mondo dei curiosi avventurieri moderni che impostano tutta la loro esistenza alla ricerca di un brivido garantito da una missione quasi impossibile, come per esempio una vetta inesplorata da conquistare. Talvolta questo avviene a scapito della loro stessa vita e comunque minando anche i rapporti interpersonali. Perché ognuno di questi scalatori ha una vita privata, magari una famiglia che lascia a casa e che non sa, o meglio, sa che esiste la possibilità di non poterla più vedere. È il caso di Rob Hall, titolare della Adventure Consultant, che si trova a guidare suo malgrado una prima spedizione. Rob si scontra con Scott, a capo di una spedizione turistica, poiché, giunti al campo base, ci si rende conto che ci sono troppe persone. Di conseguenza l'affollamento renderà ostiche entrambe le manovre, la preparazione e la speranza di poter scalare l'Everest. Dopo i primi attriti iniziali, i due capi decidono di collaborare. Le due spedizioni diventano una sola e assistiamo alla progressione e alle dinamiche che porteranno questo manipolo di avventurieri ad affrontare difficoltà di ogni tipo, che sono poi le eventualità che caratterizzano le scalate in alta montagna. Grazie a queste, gli spettatori hanno la possibilità di esplorare il tipo di legame, come la fratellanza, il cosiddetto spirito di corpo, che si instaura fra gli uomini quando si trovano nel mezzo di una difficoltà estrema. Come va? Sono Beck. Doug Jensen. Che fai quando non scali montagne? Consegno la posta. Un postino sull'Everest? Spero di sì. Grande. Molti di voi sono esperti alpinisti, non sareste qui altrimenti. Ma l'Everest è il posto più pericoloso della Terra. I partecipanti vengono messi a dura prova, ma animati da una sovrumana forza di volontà, riescono a superare le prove più dure, di una durezza inimmaginabile. Fino a quando purtroppo la natura mostra il conto. Teniamo sempre presente che l'errore umano è dietro l'angolo e talvolta anche la scelta di una tempistica sbagliata può rivelarsi fatale. Questo è quello che accade quando il nostro manipolo di eroi viene sorpreso da una tempesta di neve. Alcuni soccombono, altri sopravvivono per raccontare. Certo, le condizioni in cui arrivano a trovarsi quelli che sopravvivono invitano seriamente gli spettatori a porsi qualche importante interrogativo. Uno su tutti? Vale la pena, vale così tanto la pena sfidare la natura fino a compromettere la propria salute? Comunque, questa pellicola regala momenti intensi sotto il profilo narrativo e spettacolari sotto il profilo della pura cinematografia. Le riprese sono state effettuate in Nepal, in Gran Bretagna e pure in Italia, sia a Roma che in Trentino Alto Adige. Il cast di questo film è di prima scelta e comprende Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke, Robin Wright, Keira Knightley, Sam Worthington, Elizabeth Debicki tra gli altri. E tutti sono stati perfetti nell'aggiungere spessore ai personaggi di questa storia che si basa su paesaggi vorticosi e un andamento adrenalinico. Inoltre, questa pellicola ha aperto fuori concorso la 72esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Everest è disponibile su Netflix. Fazzoletti 5 su 5. Popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché è un resoconto molto fedele e accurato di una spedizione che descrive l'eccessivo sfruttamento del Monte Everest. Buona visione!